Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. Il mio nome è come sempre il tuo nome e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e chiappare possibilmente un altro cheater. Quindi diamoci da fare. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del let's play. Ok ragazzi, ci siamo, siamo su Das 2, il nostro sospettato è CT e sta pareggiando 3-3. Prende il tizio che rusha in mid out da smoke per portarsi dietro Xbox. Adesso sta andando verso B, c'è già dentro 2 player, riesce a trovare il primo, cerca il secondo, non trova il flick, spara un po' a caso, oh mio dio, è nel panico, riesce a uccidere Kite, ok. E adesso sta guardando la zona di buio. La bomba è droppata fuori da lunga. Intanto 2 contro 4 o 4 contro 2 in favore dei CT. 14 kill, 4 morti per il sospettato. 161 di average damage per round. 2 3K, 1 4K e 35% di HS. Ora ha deciso di tenere short. Anche se c'è un suo compagno in short, quindi non ho capito perché ha mollato B. E la bomba si sta facendo strada verso B. E lui sta già mirando le porte di B. Adesso si è tolto. L'ha visto passare, attenzione. Perché... Oh Gesù, il tizio con la bomba ha deciso di challengeare mid. E adesso l'ha persa. Ha ucciso uno dei suoi compagni. Però il sospettato è riuscito a seccarlo male. Intanto abbiamo Stump che è rimasto nella zona di buio. E adesso è un 1 contro 1, AVP contro AVP. Stump sta arrivando da mid, è lì alle doppie porte, esce. Aspettato ancora non sa nulla, nonostante gli abbiano fatto la call comunque, che era in buio. Quindi lui sta guardando tunnel, ma non si è reso conto che sta arrivando. C'è, attenzione, 4 secondi, aspettato riesce ad ucciderlo, credo l'abbia preso in no scope. Ma c'è stato un momento di pazzia della GoTV, quindi non lo sapremo mai. Era un po' di pre-aim lì, un po' di pre-aim, però non è un punto strano da pre-aimare. È l'angolo in alto a destra di mid per i T, quindi spesso c'è una VP lì. Allora, i terroristi intanto hanno ucciso, hanno preso subito il vantaggio numerico, 5 contro 3. Cerca la kill in short, non la trova. Mira long, non trova neanche la kill su toaster. Passi da mid, che però è suo compagno. Decidono di andare uno short per il retake e uno invece in lunga. Retake 2 contro 5. Sente gli shot. Viene preso da Snake. Lasciato a 28. Riesce a prendere Toaster. Sta guardando il sito. Cerca di prenderlo a destra. Non lo trova. Ma lo trova adesso. Attenzione. Ha cercato dietro di sé. Lì è giusto. Perché aveva sentito addirittura i colpi della Glock. La bomba esploderà. E non c'è niente che lui possa fare. Per... quindi cerca la kill su Kite e niente, morirà con la bomba come uno stronzo. 19-4 per il sospettato, 4 pari tra CT e T. Arriva la smoke per permettergli di pushare con l'UMP. Ecco qua il pushone in mid. Ne vede un paio, riesce a girarsi, trova Snake. E grazie ai passi trova anche Kite, va bene. Tanto hanno fatto un buon push perché la situazione adesso è di 3 contro 2. 2 AVP per i Terro. Attenzione, è scesa rapidamente la questione. 2 pari, 2 contro 2. Attenzione. Zigzag è 21 HP, ma loro hanno tutti l'AVP, quindi questo non conta moltissimo. 1 contro 2. C'è il plant. Vediamo cosa decide di fare. Lo sente mirare. Non lo vedrà mai, esatto. Riesce a prendere la VP. 1 contro 1, il sospettato mira in lunga. Trova Toaster al volo.
e lo uccide. Una buona azione da parte del sospettato, che l'ha giocata col cervello e non con l'uccello, che è una cosa molto 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 utile. Ora, nell'ultimo periodo abbiamo avuto sospettati che io reputavo abbastanza clean fare cose strane verso la fine. Quello era un flick, non era proprio stranissimo, però era molto veloce. Però lui ha mirato sopra, quando sta tenendo il mid. Madonna mia, il flick su Toaster. Ed è un 3 contro 1. Rimasto soltanto Cyclone, che è fuori B in Thanos. Sanno già dov'è perché è stato ingaggiato, credo, dal numero 5. E infatti viene seccato malamente. 6 a 4 per i CT, ragazzi. 26 kill in 10 round. Sono tante, però, 26 kill in 10 round. Ha fatto un ace, 2 4K e 3 3K. Sono tanti. Sono tanti, tanti. Tanti, tanti, tanti. Ma proprio tanti. Sono strani. Capisco perché l'abbiano reportato. Però non ha fatto cose stranissime. Devo avere la demo AI fuori per riuscire a vedere quando spara. Intanto hanno rushato lunga e tipo li stanno arando. È rimasto soltanto Kite 4 contro 1. Kite riesce a farsi manati. Riesce a farsi anche Husky, che aveva preso il controllo del bot. Lui mira nel posto giusto, buon cursor placement. Missa lo shot. Riesce. Kite lì. Doppio zoom. Non spara per sbaglio. Oh god. Tira la nade. E riesce a ucciderlo con la nade. Va bene. Ok. Ok, ok, ok. Quindi sospettato che mira il mid nella posizione giusta per mirare quell'angolo, gli entra nello scope, lo missa. Peccato, peccato. Lo missa di nuovo. Ha un buonissimo crosshair placement il sospettato, veramente buono. È bianco totale. Prova lo shot sull'entrata di B, non trova nessuno purtroppo, anche se era più o meno giusto. Riesce a trovare Kite. Wait for it. Era proprio difficile da fare come shot. Viene pushato dal P90, che si dimentica di lui e va su zigzag. Che non è un P90, era un OMP, però va bene. E riescono ad ucciderlo, ok. Ora in mid lo trova, lo missa, switch alla 5-7, 8 colpi. Oh Gesù, dove stanno andando questi colpi? È tipo, questo è un one trick pony comunque, è tipo forte solo di AWP. Cioè di 5-7 fa un po' schifo. E trova il no scope con il saltino alla fine. Va bene. Ragazzi, io penso che sia legit, onestamente. Secondo me il ragazzo è legit. È stato ucciso da un compagno. Lo sta facendo 35. Ha fatto 4 4K, 2 4K, 4 3K e una 5K. Sta a 30 kill e siamo al 12° round. What? Cioè 12 per 5 fa 60. Lui ha fatto la metà delle kill possibili su tutti questi round. La metà. Non so se ci siamo capiti, ok? Ci sono 60 kill possibili in 12 round da fare. Lui ne ha fatte 30.
no, quando decide di pushare il mid purtroppo gli va male a sto giro. Riesce a trovare il primo con il Bison, che è del bot ovviamente, mica l'ha comprato. E la ge... si è fatto fotter da decoy, sul serio. Prova a sparare e trova anche la kill in scale. Madonna mia. Smurferone. Io dico smurferone. I'm calling smurferone. Comunque io non ho visto nulla di stranissimo. Ok. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Il mio nome è come sempre qui tuono 8. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del let's play.